Individuato e denunciato dalla squadra mobile di Pesaro il topo d'automobili che quest'estate sul lungomare della Sassonia di Fano ha alleggerito del loro contenuto diverse auto parcheggiate. Le indagini dei poliziotti attraverso l'ausilio delle telecamere di sicurezza posizionate nel litorale fanese hanno portato all'identità di un 22enne italiano residente nel Riminese già con precedenti ritenuto il responsabile dei furti. La conseguente perquisizione nella sua abitazione con la collaborazione del commissariato di Rimini ha portato al ritrovamento di diversi altri oggetti come portafogli con ancora i documenti al loro interno, occhiali da sole, borse di valore ed altro materiale proveniente da diversi analoghi furti compiuti sempre su auto parcheggiate nel corso di gennaio scorso nel Bresciano. L'indagine è partita però proprio da un episodio avvenuto l'estate scorsa a Fano per un furto ai danni di un'urbinate che aveva parcheggiato l'auto nel lungomare della Sassonia. Al momento sono in corso ulteriori accertamenti per capire se altri furti dello stesso tipo in altre zone delle Marche, dell'Emilia Romagna e del Bresciano, avvenuti sempre in auto in in luoghi come litorali nel periodo estivo, cimiteri, centri commerciali e ospedali, siano imputabili allo stesso 22enne, il quale ora è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione.